Ciao ragazzi, nello scorso video vi ho mostrato alcuni esercizi per allenarci alla lotta contro più avversari. Nel video di oggi vi spiegherò perché ho scelto proprio quegli esercizi e a cosa servono. Prima di analizzare gli esercizi, dobbiamo capire bene cosa dobbiamo fare in modo da ottimizzare al meglio i nostri allenamenti. Infatti, le strategie di combattimento contro più avversari, sono diverse dal combattimento uno contro uno. Quando di fronte abbiamo un solo avversario, possiamo permetterci di fare delle cose che contro più avversari non possiamo fare. Ad esempio, potremmo afferrare un braccio e fare una leva articolare per portarlo a terra, oppure potremmo afferrarlo alla gola o strangolarlo e portarlo in basso, oppure potremmo decidere di buttarlo giù, salirci sopra e magari prenderlo a pugni, quindi combattere a terra. Oltre a questo, potremmo decidere di controllare il combattimento temporeggiando, magari facendo delle schivate, delle parate o utilizzando il footwork per muovermi, perché magari in quel momento non voglio colpirlo o comunque non subito. Inoltre, quando combatto contro un solo avversario, posso decidere di fare delle finte, magari fintare in basso per poi colpirlo in alto o viceversa e quindi fare un attacco indiretto. Oppure posso semplicemente studiarlo un attimo per capire come si muove e magari cercare di anticiparlo. Se invece parliamo di combattimento contro più avversari, tutto quello che abbiamo appena descritto non funziona. Se ad esempio vado a fare una leva articolare ad un braccio, avrò entrambe le mani impegnate, quindi sarà semplice per una seconda persona tirarmi un pugno e buttarmi a terra. La stessa cosa può accadere se vado a fare uno strangolamento o vado a bloccare il mio aggressore. Arriva una seconda persona, mi tira un pugno, un calcio e mi butta a terra. Per non parlare poi della lotta a terra, portare volontariamente il combattimento a terra in ambito difesa personale per me è puro suicidio. Dico questo perché mi è capitato più volte di assistere, a delle risse in discoteca dove magari partono due persone, uno dei due finisce a terra e in pochissimi secondi chi è a terra è accerchiato da persone che lo prendono a calci, chi gli lancia le sedie, chi prende una bottiglia e la spacca in testa, eccetera eccetera. Come dobbiamo fare allora? La prima cosa è cercare di impostare il combattimento sui colpi di percussione, quindi pugni, calci, gomitate, ginocchiate, testate, colpo con il palmo, con la mano aperta, qualsiasi tipo di colpo di percussione può andar bene. In questo modo non ingaggeremo nessun tipo di contatto prolungato come invece accade per una leva, uno strangolamento o un bloccaggio, eccetera. Inoltre dobbiamo essere rapidissimi nell'eseguire la tecnica in modo da liberarci subito dal primo aggressore ed essere pronti per fronteggiarne un altro. Per essere rapidi non basta eseguire il colpo alla massima velocità, ma dobbiamo a volte affidarci anche alla scienza. Cosa c'entra ora la scienza? La scienza c'entra perché la scienza ci insegna che tra due punti la linea retta è la via più breve. Quindi se io voglio colpire il mio avversario, dovrò prediligere i colpi diretti, che saranno molto più rapidi in quanto percorreranno meno strada rispetto a un colpo circolare, che sia esso un calcio o un pugno. Inoltre devo imparare a colpire dalla posizione in cui mi trovo. Se ho di fronte un avversario, nel mio caso io sono con il destro avanti, il mio pugno destro sarà più vicino all'avversario rispetto al mio pugno sinistro, quindi a parità di velocità il pugno destro farà meno strada. Stessa cosa la gamba destra, quindi saranno queste le armi da prediligere. Naturalmente non è una regola fissa perché ci possono essere delle situazioni che non mi permettono di utilizzare queste armi oppure favoriscono altri tipi di armi, ma a grandi linee diciamo dobbiamo seguire questi principi. Se ad esempio io sto combattendo e
colpisci col primo e lo butta a terra, ma arriva il secondo avversario da questo lato, dal mio lato sinistro, da qua sarebbe una perdita di tempo ruotare per trovarmi faccia a faccia con lui, perché poi è la stessa situazione, si potrebbe ripresentare con altri aggressori. Quindi dalla posizione in cui mi trovo io dovrò cercare di colpire in tutte le direzioni, quindi se mi trovo in questa direzione e una persona mi attacca da questo lato, io dovrò imparare a colpirlo da qui con le armi più vicine al mio obiettivo. Quindi magari andrò a fare un back fist se sono a una distanza ravvicinata, con questa mano, quindi da qua, oppure se la distanza è maggiore magari andrei a fare un side kick. La stessa cosa se l'avversario è dall'altro lato, quindi vengo attaccato dal mio lato destro e posso tirare un side kick o magari un back fist se la distanza è minore. Quindi gli esercizi che abbiamo visto nello scorso video servono proprio a questo, a creare degli automatismi che ci permetteranno di sfruttare al meglio le nostre armi. L'ultimo consiglio che voglio darvi oggi è quello di allenare i colpi, quindi i pugni, i calci, le gomitate, eccetera, non solo in combinazione, ma lavorare molto sul colpo singolo, quindi magari fare 50 pugni diretti, 50 con il diretto arretrato, 50 agganci, 50 calci, e per ogni esecuzione del colpo, magari supponiamo sia il pugno, dobbiamo riuscire a lavorare colpo su colpo. Quindi tiro un pugno, è come se accendessi un interruttore, accendo, tiro il pugno e poi spengo e mi rilasso. Quindi non farli sequenziale 1, 2, 3, 4, cerchiamo di lavorare sul singolo colpo. Questo esercizio mi sarà molto utile per cercare di raggiungere il famoso one shot, one kill.